Nanismo dissegmentario. Sinonimi: displasia dissegmentaria, nanismo anisospondilico camptomelico, nanismo letale anisospondilico. È un nanismo micromelico endouterino ad evoluzione severa, con una caratteristica anisospondilia da errore di segmentazione vertebrale. Si distinguono due varianti, tipo Roland del Biscuit, meno grave, e tipo Silverman and Macher, più grave. I segni clinici sono rappresentati da faccia piatta, occhi globosi con ipertelorismo, blefarofimosi ed epicanto, orecchie ad impianto basso con lobi malformati, platirinia, palato schisi, microrinatia, torace stretto e corto, accorciamento ed incurvamento degli arti, tumefazione e rigidità articolare delle dita delle mani, piede torto. I segni radiologici sono rappresentati da ipoplasia mandibolare, rachide corto con corpi vertebrali ovoidali di dimensioni diverse, provvisti di due o più centri di ossificazione, coste corte, allargate anteriormente, ali iliache piccole e tondeggianti, con cotili orizzontalizzati, accorciamento ed angolatura delle ossa lunghe con metafisi allargate, ossa tubulare delle estremità corte e tozze. L'evoluzione è più o meno rapidamente fatale nella forma di Silverman and Macher per insufficienza respiratoria, mentre nella forma di Roland del Biscuit la sopravvivenza può essere normale. Ambedue le varianti della malattia si trasmettono con eredità autosomica recessiva. Nanismo dissegmentario, forma di Silverman and Macher. Neonato morto alla nascita. Anisospondilia, micromelia, lussazione del capitello radiale. Nanismo dissegmentario, forma di Roland del Biscuit. Neonato, acetaboli orizzontali, ossa pubiche e ischiatiche brevi, collo femorale largo e varo, diafisi corte e tozze, incurvate agli arti inferiori con metafisi larghe. Stesso caso, radiografia in età neonatale, coste corte, allargate nella parte anteriore, corpi vertebrali appiattiti, ovaliformi, di volume diverso, provvisti di due centri ossificativi. Radiografia all'età di 2 anni, anisospondilia, platispondilia e presenza di vertebre a farfalla.